Dimmi. Ben ritrovato, che bello vedere te. Bene. Allora, Bene, mi senti? ti sento benissimo. Oggi avevamo programmato Bene. di parlare della buona energia dell'endorfina, del potere terapeutico dell'endorfina. Allora, partiamo da questa parola che è una parola che c'è da pochi decenni. Le endorfine ci sono da sempre. La parola occidentale che le definisce c'è da poco. Endo, il più delle volte nel linguaggio medico è svantaggiato chi non ha studiato il greco antico. Quindi i medici che hanno fatto il liceo classico, come ho fatto io, dove studiavo un po' latino e greco, vedono che molte medicine, insomma la parola filosofia, amante di Sofia, della conoscenza, psicosomatica, psiche, mente, soma, corpo. Endorfine sono come delle morfine interne, delle sostanze interne, endo. Chi ha fatto l'endoscopia sa che ti mettono qualcosa dentro, no? Per vedere cosa c'è dentro. Però, no, per capire le parole come sistema endocrino, endo, ghiandolare, sistema ghiandolare. Anticamente, delle antiche culture, soprattutto quelle orientali, quelle dell'Oriente, dell'Asia, conoscevano molto bene sia il potere delle endorfine, chiamiamole così, il potere molecolare, perché la differenza tra la cellula e la molecola è che sono piccolissime, ma nella loro piccolezza la cellula ha dei recettori e le endorfine, le molecole entrano dentro, quindi la molecola è più piccola della cellula. Come le chiamavano? Il nettare degli dei, le gocce magiche, l'elisir della lunga vita. Cioè, c'è tutto un linguaggio che oggi viene chiamato esoterico, trascendentale, mistico, che invece era scientifico. Quindi seguendo un'alimentazione non violenta, cioè non mangiare animali morti che hanno dentro, oltre che sostanze tossiche dell'animale ucciso, la violenza, la crudeltà, respirando in modo consapevole in ambienti dove la vita sorge, sboccia, quindi ci devono essere alberi, fiori, erba, mare, laghi, montagne, colline, ruscelli, vento, lì c'è energia. Assorbire questa energia attraverso la respirazione, questa energia in sanscrito si chiama prana. In Occidente non c'è un nome corrispondente, chiamiamola energia cosmica. Assorbendo queste energie, il corpo internamente, in un sistema endocrino, che è interessante, il sistema endocrino corrisponde a delle ghiandole. Da queste ghiandole, insomma, il timo è qua, il sistema immunitario, qui c'è delle ghiandole, una ghiandola che regola gli ormoni, la tiroide, e qua nel cervello, nella testa sono altre due ghiandole, di cui la più famosa sicuramente è la ghiandola pineale, chiamata anche terzo occhio. Allora, ci sono dei vortici energetici che sono invisibili. A ogni vortice energetico invisibile corrisponde un plesso solare visibile, un sistema di ghiandole visibili che, stimolate positivamente, producono miliardi di molecole, cioè micro sostanze che vanno a cioè si introducono con un sistema che ancora non è ben chiaro alla scienza come avviene, si introducono nelle cellule e riparano, aggiustano, creano benessere. Diciamo che le cellule sono, e grazie a queste molecole, le endorfine, dall'essere passano al benessere. Quanto costa tutta questa operazione? Costa attenzione, consapevolezza, tempo,
qualità della vita, ma la base di tutto è l'informazione. Perché non viene data l'informazione? Perché nelle scuole viene insegnata la storia, la geografia, i monti, i fiumi, gli affluenti, gli affluenti di destra e sinistra del Po, quanto è lungo il Po, quali città ci sono lungo il Po, com'è il mare, Adriatico, Tirreno, tutti i nomi interessanti. Ma la maggior parte delle persone vive in un corpo che è un mistero. Non sa cos'è l'organismo, non sa l'influenza della mente sul corpo, l'influenza del corpo sulla mente, non sa che il sangue ha bisogno di ossigeno, e di ossigenare il sangue, l'ossigeno va all'emoglobina, ossia emoglobina che rigenera il corpo. Ci sono tante informazioni che non fanno sì che io individuo mi sostituisco al sistema ospedaliero, agli infermieri, ai medici, ai primari, ai chirurghi, però divento esperto di prevenzione. Allora non c'è investimento nella prevenzione delle malattie e quindi non c'è conoscenza, non c'è previsione. Non essendoci medicina preventiva, molti pensando di farsi del bene mangiano male, bevono male, respirano peggio e vivono in ambienti malsani. Tutte le case, bravo, tutte le case lungo le ferrovie sono danneggiate dai treni che passano. Ma il costo cos'era? Creare delle barriere tra i binari e le case. Non l'hanno fatto. No? Però che cosa succede? Certo. C'è il Ministero della Difesa. Il Ministero della Difesa che investe soldi, carri armati, caccia bombardieri, perché c'è. Se il nemico fosse già qua, se il nemico fosse l'ignoranza grazie alla quale chi vive, chi ha una casa, un balcone, una terrazza, una finestra su una strada trafficata continua a respirare sostanze inquinanti. Ripeto, chi vive lungo le ferrovie, chi vive vicino agli aeroporti, ogni volta che un aereo sale cosa scarica? Non sto facendo un discorso negativo, sto facendo discorso di medicina preventiva, dicendo a te che hai un corpo umano come il mio, dedicati alla medicina preventiva, al mantenimento, alla prevenzione, all'attenzione e sappi che, usiamo una parola, visto che tu vivi in Lombardia, giusto? Certo. Certo. Abbiamo delle fabbrichette. delle fabbrichette, delle aziendine biochimiche che producono sostanze che favoriscono la nostra buona salute. Questo è molto importante. Però queste fabbrichette hanno bisogno dell'imprenditore, che ognuno di noi è un imprenditore, hanno bisogno di macchinari, c'è il sistema endocrino, hanno bisogno di organizzazione, c'è l'organismo, hanno bisogno di varie componenti, gli organi, quindi c'è già tutto. Non c'è già l'imprenditore, manca l'imprenditore, l'imprenditrice, che è l'individuo a cui è stata negata la conoscenza. No? Immaginate che vi dicono, tu dove abiti? In una via, come si chiama? Non lo so, il numero no, però vabbè, allora, se tu vivi in un corpo, non sai cosa sono i reni, il fegato, la milza, il pancreas addirittura sembra una parola straniera, pancreas. Come va il pancreas? Però è fondamentale il pancreas, no? Parli adesso, con il tuo pancreas. Come va? Se no, io sono nato nel 1946, dal 1946 al 2021 che stiamo registrando questo interessante dialogo,
ho visto che ogni tot anni vengono fuori delle parole. Faccio un esempio. Quando io sono nato c'era il dopoguerra. Il dopoguerra. Io vedevo ad Ascoli Piceno, dove via mia nonna che andavo a trovare, c'era il caffè moderno. La parola innovativa era la modernità, no? Una cosa moderna, moderna. Quindi c'è uno fa un caffè d'avanguardia, lo chiama caffè moderno. Poi cosa succede nel passaggio del linguaggio? Di colpo inventano le rate, per cui milioni di italiani comprano televisori, frigoriferi, automobili soprattutto, a rate. Per cui milioni di macchine cominciano a girare, milioni di televisori si accendono, di cui quelli che guidavano non erano proprietari, stavano pagando le rate. Quindi non c'è stato il boom economico. Inizia l'era delle rate, dove ti do la macchina subito, dico un prezzo 10, tu la vai a comprare, però siccome la paghi a rate, la paghi 13, perché c'è tutti gli interessi, la paghi in 5-10 anni. Per cui ci sono casi di persone che hanno avuto incidenti stradali, o addirittura sono morti in una macchina di cui non erano neanche i proprietari. Però vedere già tutte queste macchine creava un'euforia di massa, erano chiamate il boom economico. Certo. Ed è interessante vedere come la colpevolizzazione sia sempre stata data ai giovani. Quindi man mano che io crescevo, c'era parole tipo Teddy Boys, sì, poi gioventù bruciata, gioventù bruciata, ma quale bruciata? Perché La bruciata? no, ma la gioventù è stata bruciata tra il 1940 e il 1945, durante la seconda guerra mondiale, che ha fatto centinaia di milioni di morti, centinaia di milioni di feriti e gli altri tutti stressati, traumatizzati. Quindi, Stressato. allora andiamo avanti. Viene fuori la contestazione, la ribellione, poi si passa agli anni della rivoluzione sessuale, che non c'è stata nessuna rivoluzione. È arrivata la pillola, quindi nasceva meno gente. Una volta rimanevano incinta, adesso molte donne. Ma non è una rivoluzione, è un aggiustamento. Poi cosa c'è? Gli anni di piombo, la strategia della tensione, insomma tutto. Arriviamo a oggi, perché ci dovrei parlare un'ora, come ogni tot anni, no? Ci sono le parole. Adesso oramai Sì. nella mente di molte persone sono entrate due parole chiave, virus e pandemia. Però già la parola pandemia è ambigua. Perché? Perché se uno va a studiare la storia, scopre che nel corso della storia ci sono state le epidemie. Cambiando il nome da epidemia, sempre il greco, a pandemia. Pan vuol dire tutto, no? Già cambia. Il virus. Poi non è il virus, è plurale. Se io prendessi un virus, uno solo è già morto mentre era. Entrano tanti virus. Una volta entrati diventano milioni. Si autoalimentano all'interno del corpo. E quindi per loro il corpo è un habitat. Quindi noi, o con la vaccinazione, non è che ci liberiamo dall'idea del virus e della pandemia. E quindi che cosa è successo? Che per un tot numero di persone morte, un tot numero di persone danneggiate, ma tutti sono stati traumatizzati dall'idea che c'è il virus, il contagio. Perché quando uno, io mi ricordo a scuola, per una scuola che ho fatto io, c'era i promessi sposi e c'era la peste. La Certo. peste, ecco, che era un'epidemia contagiosa.
ma lì proprio morivi sicuro, no? Cioè toccavi un appestato. Oggi non è che muori sicuro perché molti sopravvivono, però c'è una cosa che rimarrà nella mente, in quello che Jung chiamava l'inconscio collettivo, la paura. E che cosa fa la paura? Blocca il sistema mentale, psico, il sistema dei neuroni, il sistema endocrino e abbassa il sistema immunitario, psico, neuroendocrino e immunologia. Quindi io quello che sto dicendo, grazie a te che mi hai invitato, Oh. abbiamo una ricchezza di inestimabile valore che si chiama autostima, quello che tu pensi di te, autoconsapevolezza, mantenimento alla salute. E qua, questo affare qua chiamato naso, qui entra l'aria, no? Entra l'aria. Ma non è che entra solo l'aria, entrano anche le polveri sottili, lo smog, l'inquinamento, i virus, no? Ma perché la maggior parte delle persone non sa respirare? Non sa respirare. Non gliel'hanno insegnato, Giorgio, non ce l'ha. Nessuno gliel'ha insegnato. E perché non sanno che abbiamo le fabbrichette di endorfine? Perché diventiamo troppo potenti? Allora, Perché se noi... se io sono cresciuto come te in Lombardia, diciamocelo, dai, io te posso dire. Allora, ammettiamo che tu eri la sciura Samantha. Allora, un dialogo da bar. Uè, ciao sciura Samantha, come va la fabbricata? E tu dici, abbiamo aumentato gli operai, produciamo, non c'è male, ci difendiamo, andiamo bene. Qui la fabbrichetta va bene. Allora, usciamo dal bar, vedo che sali su Mercedes, ultimo modello, poi ci vediamo 6 mesi dopo, dico, allora, fabbrichetta, ma ci siamo un po' allargati? E con un sorriso, mi offri pure da bere? Anche io. Allora, va bene, sì. Usciamo, dico, ma Mercedes, no, l'ho cambiato una Lamborghini. Allora gli affari vanno bene. Perché è un dialogo che non, lei non ha la fabbrichetta, non c'ha la Lamborghini. Non è un reato avere la Lamborghini, ma la fabbrichetta ce l'abbiamo dentro. Sono il sistema endocrino, sistema ghiandolare. Possiamo produrre microsostanze molecolari che vanno dentro le cellule e creano benessere. Allora, ma è possibile che la maggior parte delle persone è straniero nel proprio corpo? Chi ha Sì. creduto che la liberazione sessuale venisse dal fare sesso ha sbagliato. Bisogna liberare il sesso dalle colpe, da tutte queste dimensioni, no? Una mia amica che è nonna, ieri sera che mi guarda YouTube, e gli facevo come battuta, ma l'ho fatta anche ad altri, no? Mi è capitato di vedere delle persone sui 30 anni, quindi persone che magari sono già sposate, magari hanno anche un figlio piccolo, con i genitori presenti, genitori quindi tra i 60 e i 70 anni. E dire, ma quello lì è quello che ha messo incinta tua madre? E sentirmi rispondere, no, è mio padre. Cioè, molti non riescono a collegare che quello che tu chiami tuo padre è quello che ha messo incinta tua madre. Perché quello che ha messo incinta tua madre sembra quasi una violenza sessuale, un abuso di potere, no? E lui, se poi lo indichi cosa? Ma quello lì è quello che ha messo incinta tua madre. Quello fa, no, no, è mio padre. Ah, scusa, l'avevo scoperto, quello che ha messo incinta tua madre. No. Quindi come noi, da quale rapporto sessuale viviamo? Da due Non. corpi che così? No, ci vuole una consapevolezza, perché in quel momento lì che biochimica generiamo? Che concepimento facciamo? No? La religione cattolica dice che la Madonna è stata concepita senza peccato, mi hanno detto. Allora,
la Madonna è la madre di Gesù, no? Però lei è stata concepita senza peccato, però la maggior parte delle persone a cui ho chiesto mi parli dei genitori della Madonna, dico, no, non so chi sono, no? Cioè, no. Come ha fatto questi due a concepire la Madonna, l'Immacolata? Perché si presuppone che ci sia un livello di coscienza superiore. Altrimenti, se lei è stata concepita senza peccato, dove per peccato si intende errore, ma allora tutti gli altri sono stati concepiti col peccato. Quindi non basta mangiare per nutrirsi bene o avere rapporti sessuali per liberare la sessualità. Ci vogliono delle informazioni, ci vogliono delle conoscenze. Queste conoscenze sono state in modo subdolo negate all'umanità, cioè a me, a te, a tutti gli altri, e bisogna riprendersele. Quindi io consiglio, oggi c'è Wikipedia, finanziatela pure, perché questi hanno bisogno di soldi per andare avanti. Leggete dei libri, studiate. Cosa vuol dire sistema immunitario, respirazione consapevole, endorfine, sistema endocrino? Cosa vuol dire? Uno può andare a informarsi. Ma non perché... Come dicevi tu. Sì, non perché si mette in competizione con i medici, eh? Dimmi, dimmi, Samantha. No, no, no. Allora, mettersi in competizione con i medici è un atto stupido e non ha senso. Tutti cerchiamo di collaborare per il meglio, per le buone intenzioni. Io penso che, perché, come dicevi tu, a scuola ci hanno insegnato la storia, la geografia, i fiumi, gli affluenti, ci ossessionavano con la lunghezza del Po, che è importante per l'amor di Dio, ma nessuno ci diceva il nostro sé. Chi eravamo noi con la S maiuscola? Perché nessuno ha mai parlato di noi, della nostra Gli esseri deità? forti, è perché crei degli esseri forti, autonomi, autosufficienti. Se scrivessero all'ingresso dell'ospedale, vi informiamo che qui muoiono anche gli infermieri e i medici, e molti perdete ogni, tipo l'inferno, perdete ogni speranza, voi che entrate. Speranza, voi che entrate. C'è l'idea, con tutto il rispetto per il primario, i dottori, i chirurghi, gli infermieri, i barellieri, sono persone come te, Certo. sanno un po' di più, ma perché questa conoscenza non viene diffusa? Perché Sì, c'è perché la volontà di fare il Grande Fratello, l'isola dei famosi? Perché non fanno l'isola dei sani? Perché non insegnano alle persone a respirare? Perché non fa Bravo. cura della buona respirazione? No, varietà, le solite stupidate, che poi è tutta un effetto collaterale di una religione non digerita. Perché? Perché in una trasmissione televisiva standard, qualunque canale, se arriva una bella attrice di 50 anni che si confessa, proprio confessa, fa audience. No? Se arriva un attore che rivela i suoi segreti, le sue passioni, è tutta gente fissata col confessionale, la curiosità, sapere. No? C'è una che Sì. si dicesse, la prima volta l'ho fatto perché mi hanno pagato. Ma adesso io mi sto confessando perché mi hanno pagato, perché mica va, fanno credere, ciao cara, ciao, si salutano amici, allora raccontaci la tua prima storia, è tutto a pagamento. Perché? Perché l'importante non è concentrare l'attenzione, ma distrarre. Quindi se guardiamo gli ultimi 3.000 anni di storia registrata nei libri di storia che danno nelle scuole, c'è un'alternanza di momenti di distruzione, violenza, guerre, saccheggi, bombardamenti, con momenti di distrazione. Tra la Prima Guerra Mondiale
è la seconda guerra mondiale, c'erano gli anni folli, gli anni ruggenti, e poi un'altra guerra, quindi c'è prima guerra chiamata la grande guerra mondiale, distruzione, poi gli anni folli, i balli, le canzoni, gli anni ruggenti, Guerra. 30, e poi un'altra guerra. Poi riparte la dolce vita, 1960, no? È finita la guerra Certo. da pochi anni, la dolce vita. Basata su cosa? Sulla vita notturna, il sesso. E che cosa produce questa alternanza di distrazione e distruzione? Produce traumi. Il trauma è breve, ma lo stress è come quando prendiamo un sasso, lo tiriamo nell'acqua stagna, ferma, il sasso va giù. E le onde vanno avanti per un bel pezzo, no? Quindi quelle onde post-traumatiche chiamate stress si susseguono di volta in volta, si susseguono, no? E quindi la maggior parte delle donne incinte, che quindi sono molto sensibili, la maggior parte dei bambini che nascono, sono sotto stress, Sì. traumatizzati, sotto stress, stress. Ma voglio vedere Ho visto come io faranno que... delle mamme dire se non la smetti t'ammazzo, ho visto io delle mamme. che brutte parole. No, Io non è che penso... sono brutte, no, non è che sono brutte, è violenza, che brutto. Uno, io posso fare il tuo ritratto e tu puoi dire è brutto perché non sei un bravo pittore, ma mica ti ho ammazzato. Allora, qui è violenza. Certo. Io ricordo bene che era il mese di luglio di anni fa, una donna in un supermercato di questi standard, quelli coperto, Sì, aveva sì. un figlio di 6-7 anni e questo qui, sai, i supermercati sono pieni di colori, di code, Distrazione, cose che attraggono. distrazione, attrazione così. E questa qua si è innervosita, gli ha detto: se non la smetti, a Natale nessun regalo. Cioè già a luglio minacciava Per Natale. Natale. Quello cosa fa? Sbarra l'occhio, stressa il sistema neurovegetativo. Poi dopo a casa, Certo. ah, il bambino non ha appetito, ma con una mare così, che appetito vuoi? Procetta, Sì, mi ha detto, sì, sì. ammazzo, se non la smetti t'ammazzo, ti faccio passare io la voglia di ridere. Queste sono frasi sentite da me, no? Allora, riprendere la consapevolezza del sistema nervoso, del sistema simpatico, parasimpatico, andate a studiare. Io invito tutti a una breve ricerca scientifica. Partendo dall'anatomia del corpo, partendo dal funzionamento della mente, per diventare un po' più indipendenti. Perché io ho chiesto a certi che mettevano la mascherina, ma quando te la togli? Ci sono certi che si dimenticano di toglierla. Cioè guidano la macchina da soli e si dimenticano di togliere la mascherina. Tornano a casa e Follia. si dimenticano di togliere la mascherina, se ne accorgono dopo un po'. Perché diventa. No? È come uno che non è abituato al nudismo, che quando si sente sotto osservazione mi sento nudo, no? Allora si deve Sì. proteggere, no? Qui non è che Beh, questa ma, maschera qua deve diventare anche mentale, È no? l'acquiescenza, è pericolosa questa, Giorgio. Questa acquiescenza di tenere questa mascherina credendo a uno che vedo in TV. Me l'ha detto quello della TV di No, ma mettere la mettiamo, mascherina. io dico questo, ammettiamo che la mascherina sia utile, facciamo un ragionamento. Ma perché te la tieni in casa o Non guidi lo so. la macchina con i finestrini chiusi? E no, è questo, io ho visto io parlo di quello che ho visto, non di quello Sì. che qualcun Sì, altro ha sì, 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 visto. sì, Perché sì. le abitudini, quando tu abitui una persona a soffrire, abitui una persona alla paura. Poi, quando la lasci andare,
quella persona si porta dietro la paura. Volevo dire una cosa simpatica, no? Sempre parlo della mia infanzia, dove mia nonna, quando scriveva delle lettere, metti che lei scriveva a Giorgio Cerquetti, poi c'aveva il calamaio, l'inchiostro un po' particolare, scriveva egregio, signor Cerquetti Giorgio. Egregio era un complimento che tradotto in lingua italiana voleva dire fuori dal gregge. Me lo ricordo, egregio, me lo ricordo. Sì, ma egregio vuol dire fuori dal gregge. Poi però c'è una religione che uno si propone come pastore di anime, neanche più di corpi, pastore di anime. Quindi vede un gruppo di anime pecore da quello. Allora io tante volte ho chiesto a dei pastori di anime, tu sei un pastore, sì, di anime, sì. E i cani da guardia chi sono? E mi hanno detto quali cani da guardia? Dico, guarda, se io e te andiamo a cercare un vero pastore, il vero pastore non riesce a tenere un gruppo di pecore se non ha i cani. Siccome io sono nato come famiglia originale nelle Marche, mi ricordo da bambino mia nonna aveva un cane, un pastore abruzzese, quel Belli, che se lo vedevi dormire per terra sembrava una pecora, aveva denti grossi così, no? E perché erano molto ricercati quelli lì? Perché nel gregge, tre cani di quelli che stavano a dormire insieme alle pecore, il lupo non vedeva un Doberman, non vedeva un Pitbull, vedeva tutto bianco. Poi, quando le prime pecore cominciavano a dare l'allarme e si mettevano una vicino all'altra, i cani partivano all'assalto dei lupi, no? Però erano bianchi come la neve, Sembravano. pecore. No, sembravano pecore. Allora, facendo questa analogia, i cani da guardia dei pastori di anime sembrano pecore. Sembrano pecore. Si vestono. L'avevo capita la metafora. Questa è una rivelazione. Questa più che una metafora, è una rivelazione. È una rivelazione. Sai, Stai Giorgio, attento al cane da devi. guardia vicino a te, vestito come te, che parla come te e sembra te. Sembra te, no? Bisogna stare veramente attenti e attenti. Sai, Giorgio, io penso che tu spesso citi una fiaba che io adoro, che è Pinocchio. Pinocchio, il burattino, il bambino burattino di legno che diventa umano. Quanto è bella quella fiaba, quanto è saggia quella fiaba, Ecco, già, mai come ora. sì, esatto, però già chiamarla fiaba, e quelle sì che sono metafore, sono esempi, sono insegnamenti dati ai bambini per metterli in guardia. Sta attento al gatto e alla volpe, sta attento che tu sei legnoso, sei un burattino, c'è il burattinaio e bisogna fare molta strada per diventare umani. Umani. Molta Esatto. strada per diventare. Esatto. Per cui la maggior parte delle persone, che cosa succederà? Mettiamo che io e te viviamo altri 30 anni. Mettiamo altri 30 anni, no? A cosa assisteremo? Vuoi che te lo dica io? Spariranno molti animali domestici, spariranno cameriere, bodyguard, badanti, anche amanti. Perché? Anche amanti sessuali, sì, no? Sì. Sì,
perché stanno producendo degli automi dalla forma umana, che hanno una pelle meglio di molti esseri umani, possibilità di avere rapporti sessuali meglio di molti esseri umani, hanno dei microchip, insomma, sono programmati a parlare anche 20 lingue diverse, si ricaricano da soli, quindi non dormono o dormono pochi, cioè si ricaricano, hanno già incorporate, non so, 2000 ricette, possono cucinare e, meraviglia delle meraviglie, possono avere anche piacevoli rapporti sessuali. No? Allora che cosa succederà? Che come look non sono riconoscibile, perché quello che si chiama Sofia, che nel 2021 va in giro nelle varie fiere, ha la faccia di Audrey Hepburn, quindi tu puoi scegliere. Vorrei un automa, donna o uomo con quella faccia, parrucche, la pelle, hanno 70 movimenti facciali, c'è gente che non ne ha neanche 10, ha sempre la stessa faccia abbuciata, no? I denti, la lingua, no? E questi qui cosa fanno? Non mangiano, però ogni tanto ingeriscono un liquido, perché poi il liquido evapora, e possono avere rapporti sessuali. È Ovviamente, drammatico. aspetta un momento, drammatico, perché? Aspetta, perché è drammatico? No. Allora che cosa è meglio? Un gatto castrato? Un cane al guinzaglio? Una povera donna costretta a fare la serva, a fare la prostituta per vivere? No, quello E allora no, cos'è quello drammatico? No, no, ma quello allora no. cos'è drammatico? Allora dimmi tu cos'è drammatico? È Ben drammatico. Vengano gli automi dalla forma umana piuttosto che avere oggi meno, magari, perché mentre sto parlando c'è il turismo sessuale che è stato bloccato dal coronavirus, gente che andava a violentare le bambine in Thailandia. Mamma, E allora mamma drammatico, mia. quello è drammatico, No, quello è no? Ma scusa, se tu hai orripilante. 90 anni, 80 anni, e c'hai, dimmi un attore che ti piace. No, io allora se No, dovessi scegliere tu fa la brava, tu dimmi un nome. Javier Bardem. Ecco, io invece vado all'antica, ti regaliamo, noi amici, per il tuo 80° compleanno, ti regaliamo un automa dalla forma maschile, Alain Delon. Carlo, siamo noi, possiamo anche scegliere. Voglio vedere se ti annoi. E poi canta pure. Canta. No, sai, no. Cioè, ti canta in 5 lingue diverse, capito? No? Cucina, cucina. Canta, balla. Io ho No, visto. ho Ci capito sono tutto già quello che. adesso dei video, se li cerchi, di automi che ballano. Sì, no, ma ho Fanno la capito dove voleva linguaccia, andare a parare. ma no, si fanno la linguaccia. Oggi, mentre te stiamo parlando, ci sono milioni di donne, milioni di bambini, milioni di esseri umani trattati peggio di come vengono Ah, sì. trattati gli animali e Ah, milioni di sì. animali castrati. Uno mi ha detto: se tu sei a favore degli animali, non dire che i gatti vengono castrati. Ma scusa, se vengono castrati, perché non lo devo dire? Certo. Cioè, No, no, facciamo questo. castrare il gatto così sta tranquillo, ma castrati pure tu. La sai la barzelletta? No, barzelletta no. La sai la favola? Ah, No. no, la sai, sei solo Pinocchio tu. Ah. Dimmi quale. C'era una vecchia zitella, una vecchia zitello, bruttina, che però aveva, no, te lo dico nel finale, c'aveva il gatto, tu non suggerire. A un certo punto, siccome era morta la nonna, così,
va giù nelle cantine e un giorno trova la lampada, quella di Aladino, che sfregando, vum, viene fuori il genio della lampada e gli dice: diamogli un nome a questa, glielo diamo un nome, eh? Alla zitella, gli vogliamo dare un nome o no? Adelina! Ecco un nome da Adelina. Sono il genio della lampada. Tu hai diritto a realizzare i tuoi desideri. Allora quella non ci crede proprio. Voglio un corpo bellissimo. Pa, di colpo. Adelina diventa Miss Universo. Bellissima. Il gatto era lì che la guardava, tipo. Hai diritto a altri due desideri. Voglio che trasformi questa casa brutta, no? In un castello favoloso col parco. Vum! Il gatto era là. Gatto, no? Il genio fa: prima che io sparisco, hai un ultimo desiderio. Lei sente che era, vede, bellissima il castello, il parco. Là. Vede il gatto, fa: trasformalo in un principe. Il gatto, vum, diventa un principe, il genio saluta, rientra la lampada, il gioco è finito. Sai cosa succede? Che arriva la notte. Cosa? Arriva la notte. Arriva la notte al castello. C'è il letto col baldacchino. Lei prende per mano l'ex gatto diventato principe. Se lo porta nel letto col baldacchino e gli dice: amami. E lui sta fermo. Ho detto amami. Cioè, trattava ancora come se fosse il gatto, dava ordini. Certo. Amami. Lei questa si butta là, possiedimi, fammi godere. Lui: ah no, perché? Hai fatto male a farmi castrare. Ma Genio ha preso il gatto castrato e l'ha trasformato in un bellissimo principe castrato. Chi non ha capito scusa, questo cambia Giorgio. canale, che è meglio. Eh? Quella che è meglio, No, io ma scusa l'informazione Giorgio. sto dando l'informazione di Pinocchio. Questa di Adelina è meno conosciuta, ma È quindi. E bella, vabbè, questa ma di il gatto, Adelina. dico, scusa, no? No, ma C'è la quello che vita io. sessuale dei gatti in casa, ma che cos'è? Cioè, no? Io non ho mai castrato i miei animali e quello che volevo dirti è un'altra riflessione. Forse diventando Pinocchio non c'è bisogno di un automa che riequilibri le Ma è meglio, situazioni. ma vedi, è meglio un automa che fa tutte le funzioni, piuttosto che una povera donna o un povero uomo mal pagati, magari pagati in nero, che si devono sciroppare una famiglia di sfruttatori, no? Ma perché no? No, ma non c'è dubbio. Io mi auguro. Ma ragiona un attimo, no? Io ti ho detto che sono nato nel 1946. Quando sono nato io, il Papa andava in giro. Ci sono le foto ancora? Con quelli che portavano bastoni di legno, di guarda, e Sì, lui sì. scopre che benediceva. Cioè, allora cos'è Sì, meglio? sì. La macchina con uno che guida, o quattro che lì però, siccome erano raccomandati, era la nobiltà, noi ti controlliamo, sali, va, facciamo gli schiavi che controllano il padrone. Ma c'è la schiavitù, cioè, prima della prostituzione c'era la schiavitù, cioè uno comprava una schiava e la teneva lì per sesso, per pulizia. Uno comprava uno schiavo e se quello non era soddisfacente lo ammazzavano e ne prendevano un altro. Quindi c'è il terrore. Io sono a favore di macchine della forma umana, ma come al solito torniamo alla consapevolezza.
Quello è fondamentale. Scusa, ma io ho visto dei bambini che hanno perso un braccio e avevano un braccio meccanico con cui potevano mangiare. Ma allora cos'è? Non va bene? Allora la domanda no, è, certo, allora la domanda è: ma fino a che punto un essere umano è bionico o meccanico? Quindi qui arriviamo a quello che adesso temo, il transumanesimo. Vabbè, ma ora, se a me mi mettono un impianto che mi permette con una mano di sollevare 100 kg, dov'è il problema, no? È l'uso. Quello che bisogna capire è come usare la fabbrichetta qua, come usare l'organismo, come produrre miliardi di endorfine ogni santo giorno di ogni santa vita. Tutto dipende dalle informazioni, perché molti producono cortisolo, che è l'ormone dello stress. Molti gasato, eccitato, producono adrenalina, che però non fa bene alla salute. Ti dà la botta, ma è un corrosivo, è qualcosa che è un corrosivo. Rovina. Allora, andando avanti, a cortisolo, adrenalina, e sigarette, e grappino, e facciamoci un doppio whisky, tanto per, ecco. Bisogna produrre sostanze interne a costo zero, quindi studiate le endorfine, studiate lo yoga, studiate la respirazione, studiamola, io l'ho già studiata, studiamola, perché tutto avviene per la legge di causa ed effetto. Se qualcuno sa distinguere un fungo velenoso da un fungo commestibile, va bene. L'altro giorno ho letto sui giornali che uno è morto perché ha scambiato una pianta per zafferano, ha mangiato e è morto, no? Perché questo fiore assomigliava ai pistilli di zafferano e invece veleno. Allora, quante persone sono morte perché hanno mangiato dei funghi avvelenati, no? Io mi ricordo che ad Ascoli Piceno, tantissimi anni fa, c'era una farmacia in centro. I primi anni, io fino a 6 anni ho vissuto ad Ascoli Piceno, c'era una farmacia nel centro di Ascoli, che l'intera famiglia morì, farmacisti, perché andando a funghi hanno preso quelli avvelenati. No? Quindi, l'ignoranza uccide, Giorgio. L'ignoranza uccide. Ma soprattutto l'ignoranza abbassa la qualità della vita. Abbassa, sì. Non ti ammazza, non ti fa star bene, quindi non ti vogliono morti, non ti vogliono sani, ti vogliono malaticci, acciaccati, debolucce, lamentosi, nervosetti, irascibili, con vuoti di memoria, con la paura di aggrapparsi uno all'altro e si affonda insieme, no? Quindi mi auguro che qualcuno da questo simpatico dialogo con la cara Samantha, siamo Samantha a 90 anni, non li dimostra, infatti, no? Ma senti, no, come Giorgio, fai ad avere 90 lasciamoci... anni? Non so. Ho guardato molti video di Giorgio Cerquetti, allunga la vita. Questa è la vera pubblicità positiva. Io ho cominciato 20 anni fa, quando avevo 70 anni, no? E forse... Bellezza, dai, che bellezza. Tu, quando mi hai visto la prima volta, hai detto che avevi 8 anni, Sì, 8-9 anni. E probabilmente mi hai regalato una margherita, probabilmente, perché io vi spiavo. Ma probabilmente, ma te l'ho regalata, sì, dai. Io vi spiavo quando eravate in via Volta, vi spiavo, ma eravate scusa, ma molto io dico una affascinanti. cosa, ma perché devi dire che probabilmente ti ho dato una margherita qualche anno fa? Assolutamente me l'hai data la margherita quando avevo 8 anni. La margherita quando avevi 8 anni, guarda come ti ha fatto bene sta margherita, no? E mia nonna ha preso la mano e ha detto: non guardare quelli lì, non guardare quelli lì, andiamo via. Però la margherita, No, io mi ricordo questi sorrisi
di queste persone incantevoli. Me le ricordo ancora, insomma, ero piccola, avevo 8-9 anni, mi ricordo ancora questi sorrisi e queste margherite. Beh, scusa, se vedi una nonna un po' acida, con la con l'occhio così, che vuole conoscere, sì, Margherita non sì. la dai alla nonna, la dai alla bambina. No. Samantha, noi ti vogliamo bene, noi per te ci siamo sempre. Baci. Senti, e Giorgio, occhio all'endorfina. Sì, ascolta Giorgio, ci lasciamo con una promessa. Mi piacerebbe che la prossima volta che ci incontriamo tu ci dici tutto quello che sai sulla respirazione. Esatto. Allora, mettiamo che uno vede solo quella di oggi. Il primo sì. esercizio inspirando sì. è energia dentro mentalmente e poi trattiene un po' e poi problemi fuori. Ripetere mentalmente, energia dentro, problemi fuori, di modo che il sistema si abitua ad assorbire energia e buttare fuori i problemi. Questa è la prima esercizio basilare della respirazione consapevole. E non bisogna mai fare il mozzafiato, no? Che quello fa male alla salute. Bisogna respirare in modo sciolto e naturale e parleremo quando vuoi tu, la chiameremo sì. la respirazione consapevole che fa bene alla salute. Così, un titolo, no? Perché meraviglioso, meraviglioso. Fino al famoso ultimo respiro. Addirittura sì. adesso la medicina, cioè la medicina, la scienza medica, dice che uno non è neanche morto quando smette di respirare. Sono persone che hanno smesso di respirare e dopo mezz'ora hanno ricominciato. Stanno studiando questi fenomeni di rianimazione. Una volta si pensava al cuore fermo è morto, invece no. Tu pensi bello che Giorgio. Infatti dei casi in cui avevano fatto una cordina in quello messo dentro la bara e una cordina che usciva legata a una campanella e un guardiano che se quello si risvegliava, si muoveva, si tendeva, suonava la campanella. No? Quindi... Sì, qualcosa c'è, perché l'abbiamo capito. Quello che portava via i morti si chiamava Becchino, ad esempio. No. Perché è come se avesse avuto un'infarinatura della riflessologia plantare, perché addentava il dito alluce, il dito pollice del piede, ordeva come un così forte che se uno non era morto si svegliava, ecco. Certo. Oh mamma, va bene. Allora Giorgio. La calma, il becchino. Quindi quello era l'ultimo tentativo di risvegliare quello che sembrava morto, no? Quello che sembrava morto. Bene, saluto te, saluto tutti gli amici e la prossima volta la respirazione consapevole che fa bene alla mente e al corpo. Grazie Giorgio, viva le margherite! We love you Samantha. Me too Giorgio. Ciao, thank you very much. Ciao, grazie Giorgio, grazie.